Story Science è un progetto dedicato, nato per approfondire il tema dell'educazione alla cittadinanza scientifica. Come vi ho detto, si è coordinato finora in 3 masterclass. Abbiamo avuto altri 2 ospiti, la scienziata, manager, genetista, esperta di bioinformatica Alessandra Stella e la scorsa settimana Silvia Bencivelli, che è una giornalista divulgatrice scientifica. Affiancate a questa masterclass ci sono stati degli appuntamenti legati da un percorso di ricerca-azione che alcune classi hanno portato avanti insieme a ricercatori e scienziati. La chiave di volta di tutto il progetto ovviamente è unica ed è questo desiderio di riconoscere alla scienza in qualche modo questo ruolo di componente chiave di una cultura condivisa, non a vantaggio di pochi ma a servizio della collettività, che è un tema ovviamente di questi tempi più centrale che mai. Il problema è che la scienza troppo spesso viene vista come un concetto astratto, un po' staccato dalle nostre vite. Non lo è fatta non soltanto di numeri, di dati e di rilevamenti, ma di donne, uomini, di persone che a questa ricerca, a questa attività hanno dedicato proprio la loro vita. Quindi la formula della masterclass nasce proprio da questa riflessione. Riuscire a dialogare con i protagonisti della ricerca scientifica il più possibile a tu per tu, nonostante appunto questo filtro virtuale. Le persone scelte sono tutti individui che si sono impegnati ad altissimo livello nel percorso di ricerca scientifica. Oggi abbiamo con noi, ecco, gli do il benvenuto, Mario Rasetti. Devo dire anche che questo progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione anche con 2 altre realtà che sono Human Techno Polare Expo, ed è anche grazie a questa collaborazione che siamo riusciti a portare nelle vostre classi delle persone, dei personaggi, possiamo dirlo, di questo livello. Io oggi devo dire che con Mario Rasetti mi sento un po' in soggezione e un po' quasi, mettiamo che io sono dalla stessa parte degli studenti, perché io ho una formazione umanistica, giornalistica, e con Mario Rasetti entriamo veramente in un altro pianeta. Il suo profilo probabilmente ve lo farà lui, perché se fossi io dovrei essere veramente troppo sintetica, matematico, fisico, ingegnere nucleare, docente ovviamente universitario, oggi presidente della Fondazione Istituto per l'Interscambio Scientifico, di cui probabilmente poi ci dirà di più lui per capire bene di che cosa si occupa. Leggere di lui, leggere quello che è uscito sul suo lavoro, per me ha voluto dire inciampare in concetti che esulano completamente dalla mia formazione e che davvero mi fanno soggezione: meccanica statistica, teoria dei sistemi dinamici, computazione quantistica e big data, che è il titolo poi della nostra masterclass di oggi. Però la parola che più mi ha colpito parlando di Rasetti, e che viene usata da molti, è la parola visionario. Cioè spesso e volentieri Mario Rasetti è stato definito come un visionario, e forse da questo potremo anche partire. Io ne approfitto però prima di cedere la parola al professore per spiegarvi un po' la struttura dell'incontro. Abbiamo un'ora di tempo, anzi un po' di meno, perché so che poi molti di voi avranno un orario scandito proprio dalla campanella, come giusto che sia a scuola. Come inizieremo? Inizieremo lanciando un poll, che adesso chiedo alla regia appunto di condividere con voi, con una serie di domande che voi potrete votare. Avrete un po' di minuti nel corso dei quali il professore potrà presentarsi e rispondere alla mia prima domanda. Quando io dichiarerò chiuso il poll, leggeremo le prime domande, sottoporrò al professore le domande più votate dai partecipanti. Ne sceglieremo 2/3 e questa sarà la prima parte più dedicata alla vita, anche al percorso individuale come scienziato del professore. Verso le 10:30 io cederò la parola direttamente al professore, che avrà ampio spazio per raccontarci lui che cosa ha fatto, cosa fa nella sua vita, più centrandosi sul suo percorso di ricerca scientifica e focalizzando ovviamente sul tema di oggi, che come sapete è Big Data e Scienza, istruzione per l'uso, non un tema piccolo. Cercheremo di dare delle coordinate di massima. Non abbiate paura di dover fare tutte le domande adesso, perché nella seconda metà dell'incontro potrete, anzi dovrete, utilizzare il pulsante Q&A, quindi domanda e risposta, e mandare a me le vostre domande personali. Potrete mandarmele in base a quello che abbiamo detto nella parte iniziale dell'incontro, oppure ancora meglio,
sottoporre al professore, non a me, i quesiti che vi sorgeranno spontanei durante la sua presentazione. E poi valuteremo insieme se sottoporglieli alla fine del suo intervento oppure se interloquire durante questa sua presentazione con una chiacchierata più informale. Dipenderà molto anche da voi. Io a questo punto vi lascio finire di votare e do il via con una specie di domanda carta d'identità al professore. Di nuovo, buongiorno. Se dovesse riassumere la sua persona, come se fosse una carta d'identità, nome, cognome, quanti anni ha, dove abita, dove è abitato nella vita e come preferirebbe essere definito professionalmente? Domande, alcune facili, buongiorno Gabriella, buongiorno a tutti, alcune facili, altre un po' meno. Io sono nato quasi 80 anni fa, tra un paio di mesi compio 80 anni, a Torino, quindi sono un torinese, un vero torinese, vado dietro per 5 generazioni della mia famiglia, sono tutti torinesi. Però ho vissuto una buona parte della mia vita all'estero, in particolare ho vissuto quasi 15 anni negli Stati Uniti, ho vissuto in Svezia perché ho fatto il dottorato di ricerca in Svezia e il mio percorso di studi è un po' particolare perché io mi sono laureato in ingegneria nucleare e poi in matematica e poi ho fatto un dottorato di ricerca in fisica. E l'ho dovuto fare in Svezia perché a quei tempi in Italia il dottorato di ricerca non c'era ancora. La mia vita è stata la sintesi di tutte queste cose. L'esperienza da ingegnere mi ha dato una concretezza che spesso nei miei colleghi fisici non trovo. Anche se io sono uno molto astratto nel suo pensiero, io sono un fisico nel senso profondo del termine, io sono interessato ai fenomeni naturali, sono interessato a capire quali sono i meccanismi dei fenomeni naturali. E quando le nostre discipline ti hanno consentito di affrontare con le metodologie della fisica, per esempio le scienze della vita, io sono stato fra i primi ad affrontare questa sfida perché in realtà è una sfida che si porta dietro alcune delle domande più profonde che l'uomo si sia mai posto, domande alle quali non abbiamo ancora la risposta. Gliene dico solo una per tutti. Noi non capiamo esattamente ancora che cos'è che differenzia la materia inerte dalla materia vivente. Sappiamo che c'è qualcosa che individua la materia vivente ed è la complessità strutturale. Una molecola d'acqua non è vivente, una molecola di metano non è vivente. Lei complica via via la struttura e finalmente arriva a molecole come quelle di cui sentiamo parlare ogni giorno, l'RNA, il DNA, che sono molecole con milioni di atomi, e queste improvvisamente sanno fare una cosa che le altre non sapevano fare, cioè organizzare la materia che hanno intorno per una copia di sé. Si duplicano, si replicano, si propagano. Questo è un grande mistero, una grande sfida concettuale ed è uno dei meccanismi importanti. Ne potrei citare molte, ma io sono molto curioso, così completo la mia carta d'identità. E anche nella mia vita professionale ho sempre seguito questi due parametri, ho cercato anche di parli propri dell'istituto di cui sono presidente, la Fondazione ISI, che sono la curiosità, muoversi guidati solo dalla curiosità e muoversi nella ricerca guidati dalla più totale libertà. Solo se si usano questi due paradigmi,
in modo completo, si fa della scienza rilevante e si cerca di dire qualcosa di importante. Io non credo di essere un visionario, faccio un tipo di scienza che necessariamente porta a interrogarsi su quello che verrà dopo, su come sarà il futuro. Forse più filosofo più che visionario. Può darsi un pochino. Che sono domande veramente da analisi ultima profonda del mondo, dell'universo, quindi credo che su questo siamo tutti probabilmente curiosi allo stesso modo, dovremmo esserlo, no, professore? Oggi nella scienza tocchiamo temi, ve ne parlerò più tardi, per esempio l'intelligenza artificiale, per i quali è assolutamente necessario che noi scientifici abbiamo al nostro fianco delle persone che abbiano una formazione umanistica più profonda e più completa della nostra. L'intelligenza artificiale è una grande sfida di nuovo per l'umanità, è una sfida forse più tecnologica che scientifica, ma non necessariamente. E mi creda, ne parleremo, ci torneremo su questo. I problemi più importanti che l'intelligenza artificiale pone oggi sono problemi di natura etica. Fino a che non supereremo quelli o non riusciremo a muoverci in uno schema concettuale che metta i valori etici al primo posto, noi non potremmo parlare di intelligenza artificiale. Io credo che abbiamo già aperto una serie di, come dire, spiragli estremamente interessanti su quello che sentiremo nei prossimi 40 minuti. Io qui chiuderei il poll, i ragazzi hanno in buona parte votato, e partirei dalla domanda più gettonata, che se vogliamo di nuovo una domanda anche non molto scientifica, ma più appunto di slancio filosofico del pensiero. C'è stato qualche avvenimento che le ha chiamata alla scienza, una specie di segno premonitore. Quindi una domanda biografica, ma non troppo, insomma. Quindi siamo sempre su che cosa ha acceso questa scintilla di curiosità. È una bella domanda. Guardi, io credo che il fare lo scienziato sia una cosa che uno ha dentro e che riconosce da sintomi che non sono, come dire, così ben organizzati, perché quando succede un ragazzo o ragazza, naturalmente, e non sa cosa voglia dire farlo scienziato, non sa cosa voglia dire scegliere questa anche come professione. Professore, scusi, la interrompo un secondo. Mi dicono dalla regia se può o alzare la voce o avvicinarsi magari un pochino, perché ci sono dei problemi di audio con alcune classi. Guardi, è un mio problema personale, io non ho voce. Magari basta semplicemente avvicinarsi un pochettino al microfono o al computer, ecco. Spero di organizzarmi in modo. Dicevo, io poi sono, come l'ho detto prima, sono un matematico anche. L'essere un matematico è una cosa complicata, perché lei è una filosofa, quindi lei sa che Platone fa dire a Socrate i matematici sono persone che sognano di essere svegli. Sì. Un po' è vero, ma soprattutto quello che è vero è che a noi rimane sempre questa problematica dura del... Ma un matematico è uno scienziato oppure no? Perché la scienza per noi è quello che ci insegnano Popper e Kuhn e Jean Monnet, i grandi filosofi della scienza. Essere uno scienziato vuol dire studiare i meccanismi della natura, proporre dei modelli e poi mettere alla prova questi con degli esperimenti. E se gli esperimenti verificano il modello, è il modello per fare nuove previsioni e così via, e cambiare via via la struttura dei nostri modelli. Matematico? No, matematico insegue la matematica, che è una cosa, che ha una vita propria.
ci sono capitoli della matematica che potrebbero vivere e anche là fuori non c'è questo mondo, non hanno questo bisogno di confrontarsi. Io credo che il momento per rispondere alla domanda, mi spiace, gliel'avevo detto che sono un chiacchierone, io credo che il desiderio di essere scienziato io l'ho avuto dentro da sempre, ma me ne sono accorto per la mia curiosità, per il mio desiderio di liberamente cercare di capire le cose. C'è la seconda domanda, quella proprio che è arrivata vicinissima al podio più alto. Evidentemente c'è questa curiosità da parte di chi l'ascolta di capire, ne parlavamo anche prima, no? Del fatto che siamo anche, come dire, abituati ormai a vedere queste traiettorie di giovani scienziati luminosissime, limpidissime, ormai è tutto facile, ci si collega in rete, si scopre dove sono le borse di studio, dove si può andare a studiare, è tutto molto semplice. Già quando ero io al liceo era un po' più complicato, non c'era internet, per scoprire che esisteva la normale io ho dovuto leggerlo su un giornale di carta, e insomma... E prima lei mi raccontava anche degli aneddoti molto, molto significativi sul suo percorso, soprattutto la decisione di andare all'estero. Addirittura i ragazzi chiedono come sono stati gli anni della sua infanzia, se lei andava già bene a scuola da ragazzino. Insomma, sarebbe bello magari raccontare, anche per far capire dal punto di vista della progressione, dello sviluppo, delle possibilità che i ragazzi di oggi si trovano davanti, e degli ostacoli più o meno simili che ci possono essere stati. Quando lei era ragazzino, che tipo di percorso ha fatto? A scuola appunto andava già bene in scienze, come ha scoperto tutte queste? È andato a studiare in Svezia e poi dopo negli Stati Uniti. Come si scopriva all'epoca la propria strada? Ecco. Ma come, guardi, come la si scopre oggi? Lei dice oggi è più facile, in realtà... È più facile avere l'informazione, è più facile capire qual è il percorso in termini pratici e burocratici. Diventare uno scienziato non è affatto facile, è una sfida sul rasoio del talento, della qualità delle idee, della passione, della capacità di sacrificio. Certo, la scienza è cambiata per esempio dei numeri. Oggi la scienza è una professione che è molto richiesta. In questo momento, se io dovessi consigliare a dei ragazzi che futuro intraprendere, indicherei loro l'ambito della scienza come un ambito al quale guardare, dove non vuol dire, io le ripeto, nel mio istituto sto cercando di arruolare dei filosofi, quindi non vuol dire necessariamente seguire percorsi di studio duramente scientifici, ma significa capire che la scienza, il suo linguaggio, i suoi metodi sono un pezzo importante della nostra cultura. Noi siamo vissuti troppo a lungo immaginando che ci fossero le humanities e le scienze. Non è vero, c'è la cultura. La cultura è unica e nella scienza ci sono cose di una bellezza assoluta e se uno che non pratica la scienza arrivasse almeno a comprendere, proverebbe lo stesso piacere che uno scienziato come me prova a leggere una bella poesia o ad ascoltare un pezzo di musica importante. Io ci sono arrivato... Io, sapete, ve l'ho detto, sto per compiere 80 anni, io sono un po' un dinosauro, io rappresento un mondo, un modo di fare la scienza che ormai non si usa più. Il mondo mio era un mondo di relazioni personali, di scontri e incontri personali, di idee, di teste, dove la presenza di persona era sostanziale.
Io sono stato molto fortunato perché nella mia vita ho conosciuto alcuni dei più grandi scienziati del secolo scorso e di questo secolo, di questo inizio di secolo. Bisogna crederci, bisogna avere la passione per capire. Questa passione che aveva Galileo, intendo dire, fare lo scienziato è ancora quella cosa lì. A me ha colpito molto, professore, quando chiacchieravamo prima, anche una... lei diceva sì, che si sente un dinosauro, in realtà poi vedo che alcuni temi, alcune esperienze pratiche ritornano. Prima parlavamo di cosa lei ha dovuto allegare al passaporto per andare a studiare negli Stati Uniti. E mi viene da pensare che probabilmente questi ragazzi che adesso magari vorranno diventare scienziati, filosofi, ricercatori, andare all'estero, dovranno tornare a fare un passo di questo tipo. Ho voglia magari di raccontarlo in due parole, perché a me ha colpito molto nella sua semplicità, no? di aneddoto. Beh, la prima volta che io sono stato negli Stati Uniti, ed era il 1970, io dovevo portare allegato al passaporto una radiografia dei polmoni, che dimostrasse che non avevo la tubercolosi. Sì, ha ragione lei. Ora dovremmo avere un certificato vaccinale. Esatto. Abbiamo gli anticorpi per il COV2. Era un mondo diverso, era un mondo, tra l'altro, non lontanissimo dalla guerra, ma in piena guerra fredda. Questo è stato anche fonte di piccole avventure che non vi racconto ora, ma... Immagino che, essendosi laureato in ingegneria nucleare, muoversi tra Stati Uniti ed Europa in guerra fredda non fosse sempre semplicissimo. Non lo era, oppure lo era troppo, nel senso che... Ecco, sì. I scienziati sono stati molto usati. Assolutamente. In un momento nel quale a livello governativo gli stati non si parlavano, mantenere un ponte di comunicazione. L'abbiamo fatto, l'ho fatto io stesso molto spesso. Io ho incontrato Sakharov, per esempio, quello che ha avuto il premio Nobel, che dovevo anche portargli dei messaggi e lui doveva dare dei messaggi a me. Cioè era un mondo nel quale la scienza ha giocato. Era la scienza del Pugwash di Bertrand Russell, una scienza che giocava un ruolo sociale diverso da quello di oggi. Io infatti, è qui che io non ho detto che mi sento un dinosauro, ho detto che lo sono in termini grafici. Non credo di esserlo in piano scientifico, però ci sono cose che un po' mi fanno sentire, per esempio... Questa sovraesposizione della scienza nei media che ha accompagnato il Covid, secondo me non è stata una buona cosa. Non è stata una buona cosa perché quelle che sono le normali dialettiche interne della scienza, non è che la pensiamo tutti nello stesso modo. Se lei venisse un giorno a sentire un nostro congresso, sentirebbe degli scontri anche forti, anche animati, sulle idee che stiamo cercando di perseguire o di costruire. Questo portato a livello mediatico, una situazione di preoccupazione, di ansia, eccetera, non ha creato una bella immagine per la scienza, perché sostanzialmente ha fatto immaginare che la scienza non avesse un'idea sua ben precisa su cosa stava succedendo. La scienza ce l'ha ben precisa su cosa sta succedendo. Tenga presente che quando noi diciamo scienza, io qui faccio un po' una distinzione che forse è troppo sottile, ma la scienza è quella disciplina che pratica il metodo scientifico, il metodo di Galileo, il metodo per cui l'esperimento permette di quantificare la legge ci permette di prevedere cose e le cose previste, se non sono verificate dall'esperimento, falsificano la teoria. E
La medicina non è una scienza in questo senso. È Certo. un'attività molto più empirica che utilizza molti ingredienti, alcuni dei quali fondamentali per un medico. Non può non essere un buon psicologo, non essere un essere umano che ha una capacità di visione della società e del mondo. E queste cose le usa nel suo lavoro di diagnostico anche senza accorgersi. No, questo secondo me è un altro grosso tema che potremmo magari recuperare anche nella parte finale, quando, ripeto, per i ragazzi potete, ho visto che già sono iniziate ad arrivare alcune domande per il Q&A, approfittatene, perché gli spunti che sono emersi in questa prima parte, che adesso vado a chiudere facendo il, come dire, la... quella che gestisce il timer di questo incontro, ahimè. Però mi sembra che stiamo chiudendo su una nota che si aggancia bene a quello che appunto sarà l'oggetto del suo discorso. Le cito la terza domanda che era arrivata, diciamo terza in classifica, che era: qual è il progetto a cui ha lavorato che la rende più orgogliosa e ci spiega perché è importante anche per noi? Quest'idea di che cosa lei ha fatto nella vita e cosa sta facendo oggi e qual è la sua rilevanza nella quotidianità di ciascuno di noi, mi sembra il là perfetto per cederle la parola. Il tema, lo sappiamo, appunto l'ho già detto prima, è Big Data e Scienza, istruzioni per l'uso. Io, professore, la lascerei parlare liberamente, poi, come ci dicevamo prima, magari interverrò per... chiederle chiarimenti su alcune curiosità, o se arrivano a questo punto, ragazzi, davvero orecchie dritte, fate domande che io leggerò in diretta o alla fine, se ci sono dei punti che vi stimolano la curiosità, come dicevamo all'inizio. Professore, come si dice, the floor is yours, la lascio libero, so che ha anche dei materiali da discutere, da far vedere eventualmente, prego. Grazie Gabriella per questa bella chiacchierata, ma parto dall'ultima domanda. Io sono, come ho detto, sono uno scienziato perché sono curioso, e quindi se mi fa una domanda di quel genere, l'ultima cosa che sto facendo è sempre quella più importante nella vita. E io ho fatto un lungo percorso. Io sono partito dalla fisica nucleare, perché ai miei tempi, quando io ero, avevo poco più l'età di quelli che ci ascoltano, i ragazzi che ci ascoltano, la fisica nucleare era la regina di tutte le scienze. E poi però nella mia vita sono passato alla meccanica statistica, che è un pezzo della fisica teorica che si occupa del comportamento della materia aggregata, quando ci sono tanti atomi, tante molecole, tante cose, non una particella alla volta. E di lì sono passato all'idea di studiare i sistemi complessi, quei sistemi che hanno tante componenti, appunto, e le quali interagiscono fra di loro in maniera particolarmente complicata, tornerò su questo concetto, e questo mi ha portato alle due ultime cose che ho fatto nella vita, che sono la prima quantum computation, computer quantistico. Io ho la fortuna di far parte di quel gruppetto di visionari che hanno lavorato duramente per alcuni anni per rendere l'idea del computer quantistico, che se volete è un'idea molto semplice, perché consiste in questo: in un computer, quello che avete davanti agli occhi necessariamente in questo nostro periodo di arresti domiciliari, parliamo solo più al nostro computer. Non è un oggetto che usi le leggi della fisica quantistica, usa le leggi della fisica classica. E quindi codifica l'informazione, le immagini che ci stiamo trasmettendo, i suoni che ci stiamo trasmettendo, i testi, le cose scritte, la codifica in segnali che misurano cose macroscopiche, differenze potenziali, lo stato di un condensatore, quello che volete, lo stato di un transistor.
L'idea della computazione quantistica è quella di codificare l'informazione negli stati microscopici della materia. E qui la grande differenza è che chi conta è la fisica quantistica, non è la fisica classica. Due capitoli della fisica che sono fondamentali entrambi, ancora non è perfetta la comunicazione fra i due. Quindi mi sono occupato e ho creato un gruppo che è diventato importante di Quantum Computation e poi di lì sono passato a quella che è la sfida, secondo me, più importante oggi della computazione in generale, che è la quantità di dati che noi siamo in grado di produrre e la necessità di avere strumenti per manipolare queste grandi quantità di dati. La quantità di dati, lasciatemelo dire, vi do solo due numeri, non voglio usare formule o cose di questo genere. Quando si dice che noi produciamo dati, si dice che noi produciamo, scambiamo informazione con un canale elettronico dove l'informazione è contenuta in pacchetti, in stringhe di dati, di bit, di zeri e di uno. Ma non abbiamo mai tanto l'idea di quanti ne produciamo. Allora io vi dico, nel 2020 sul pianeta Terra sono stati generati e scambiati, distribuiti dati in una quantità che, se ve la dovessi dire nel nostro gergo, vi direi 5 zettabyte. Ma che significa 5.000 miliardi di gigabyte. 5 miliardi di gigabyte, E ok. probabilmente delle chiavette da Sì. 2 gigabyte e immaginate 5.000 miliardi o 2.500 miliardi di chiavette da 2 gigabyte. Per dirlo in modo diverso, è come se avessimo scritto Guerra e Pace, che è un bel librone di 1.500 pagine. 360 miliardi di volte. Questa è la quantità di dati che noi abbiamo prodotto nel 2020. Ma c'è di più, un altro parametro interessante, che è quello che si chiama il tempo di raddoppio. Si chiede in quanto tempo noi produciamo tanti dati, quanti ne abbiamo prodotti in tutta la storia dell'umanità fino a quel momento. Nel 2020 il tempo raddoppio era un anno, cioè nel 2020 abbiamo prodotto tanti dati quanti in tutta la storia dell'umanità fino al 2019. Ma oggi stanno entrando in rete dispositivi. Avete sentito parlare, si dice IoT, Internet of Things, l'internet delle cose. Ora entrano in rete non soltanto gli uomini, in queste reti di comunicazione e scambio di dati, ma macchine, dispositivi, dai più banali, Alexa, alla quale voi chiedete di suonarvi la vostra musica preferita e vi suona Bach più che non heavy metal, a seconda dei vostri gusti, alle automobili che si guideranno da sole, al fatto che avrete il frigorifero che colloquia col forno e col termosifone per ottimizzare i consumi energetici a casa vostra. Insomma, ci si aspetta che nel giro di 3 anni entrino in rete, assieme agli umani, 150 miliardi di dispositivi elettronici che parleranno fra di loro e con gli uomini. Tra 3 anni il tempo di raddoppio sarà di 12 ore. Noi in mezza giornata produrremo, con l'aiuto dei dispositivi, tanti dati quanti in tutta la nostra storia fino al giorno prima. Allora, tutto questo per dirvi che i big data sono big, sono davvero big, sono davvero tanti. E è anche vero che una grande maggioranza di questi sono irrilevanti o sono rumore di fondo, sono il nostro chiacchiericcio di fondo. Però quelli sono i numeri. Allora, c'è un solo strumento che ci consente di
manipolare questa enorme quantità di dati. E manipolare vuol dire estrarne il valore, perché questi dati hanno un immenso valore, informale, tecnologico, scientifico, informativo, quello che volete. Estrarre questo strumento è l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è questo, è un nostro tentativo di costruire delle macchine che svolgano parzialmente delle funzioni che l'uomo svolge con la testa e non con le mani. Qui si apre un primo problema. Questo è un progresso tecnologico che non ha precedenti, ma come tutti i progressi tecnologici, come tutte le nuove tecnologie, svolge una funzione, quella di farti faticare meno a fare il nostro lavoro, di farti fare meglio il nostro lavoro e così via. Qual è la difficoltà? La difficoltà è che improvvisamente questa nuova tecnologia non toglie lavoro. Non credete quando vi dicono i robot ci toglieranno il lavoro. Non è vero. I robot toglieranno la parte più faticosa e più demanding del nostro lavoro in termini di precisione, di accuratezza, di lavorare tante ore di seguito senza perdere l'attenzione. Ma i robot in realtà aumentano il numero di persone che dovranno lavorare, perché progettare un robot, costruire un robot, mantenere un robot, sono cose che richiedono personale con capacità più alte. Viene alzata l'aspettativa delle competenze. Quindi uno dei grandi problemi che la nostra società deve affrontare è da un lato quello della distribuzione del lavoro, dall'altro quello di immaginare dei modelli di distribuzione del lavoro diversi. Io ero studente del 68, l'etico 68 di cui avete sentito parlare, uno degli slogan a quei tempi era lavorare meno, lavorare tutti. E ci siamo arrivati, o implementiamo quello, oppure le cose non andranno bene. L'intelligenza artificiale cerca di riprodurre funzioni che il cervello umano sa fare. E capite subito, perché adesso di questo vorrei parlarvi un pochino, capite subito che l'intelligenza artificiale ha una gerarchia di valori al suo interno, c'è un'intelligenza artificiale di livello basso e c'è un'intelligenza artificiale che sta crescendo sempre di più, di livelli sempre più alti. Livello basso, ve lo dico con una metafora. Tutti voi sapete, almeno spero, le moltiplicazioni. Io vi do una moltiplicazione, qualcuno di voi è più veloce, qualcuno un po' meno, ma sapete fare una moltiplicazione. Ma se io vi dessi da moltiplicare due numeri di 100 cifre ciascuno, voi forse non pensate in questi termini, ma se io moltiplico due numeri di n cifre, il numero di operazioni che devo fare è n quadrato. Se io moltiplico due numeri di due cifre, devo fare quattro diverse operazioni. Se io vi do due numeri di 100 cifre o di 1000 cifre, così facciamo cifre ancora più tonde, devo fare un milione di operazioni. Un essere umano normale ci metterebbe un paio di settimane e avrebbe la probabilità di fare errori spaventose. Una macchina di moltiplicazione di questo genere ne fa qualche miliardo in parallelo in qualche frazione di secondo. Allora questa è una funzione bassa.
la macchina fa una cosa che il cervello umano sa fare e la fa in modo più efficiente, più veloce, più... non c'è nulla di cui aver paura. Questa gerarchia si evolve e arriviamo a livelli alti. Con le domande che sono ancora domande. L'intelligenza artificiale ci può aiutare in processi come i processi decisionali, in cui io, che so, vari scenari possibili e devo fare una scelta. Non arriveremo mai ad avere una macchina che fa questo. Qui la cosa è complicata. Qui è veramente complessa, perché da un lato mi pare di cogliere che ci siano dei meccanismi che non abbiamo ancora totalmente compreso, per cui le macchine intelligenti riescano ad evolvere qualche cosa di simile al comportamento umano. Vi faccio un esempio. Voi tutti avete sentito e letto della macchina dell'IBM che ha battuto il campione mondiale di scacchi. Devo dire, a noi questa cosa non ha fatto nessun effetto, perché il campione mondiale di scacchi, quando l'ha battuto, per forza bruta, il computer ha imparato, ha studiato 10 milioni di partite, poi ha giocato 5 milioni di partite contro se stesso per imparare sia le strategie di difesa che quelle di attacco, e naturalmente alla fine chiunque andasse, umano, andasse a giocare con lui veniva sconfitto, perché lui di operazioni di quel genere al secondo ne fa almeno 100.000 miliardi. Però c'è un fatto nuovo che ci ha un pochino inquietato. Recentemente, vi do una notizia che è di un paio di mesi. Io non so quanti di voi giochino a scacchi. Probabilmente quasi tutti sapete le regole, alcuni li giocano più da un impegno, altri lo giocano come passatempo, altri non lo giocano affatto. Ma negli scacchi c'è una fase che è l'apertura. Se voi guardate una partita di scacchi, vedete che la fase di apertura, la fase iniziale, è velocissima. I due giocatori scambiano pedine sulla scacchiera con la cadenza dell'ordine di un secondo. Poi il gioco rallenta e nella fase finale diventa lentissimo. Le aperture sono... Perché succede questo? Succede questo perché le aperture sono codificate. Esistono libri sulle aperture degli scacchi che vi insegnano tutte le aperture possibili e le risposte che si deve dare quando l'avversario fa quell'apertura e così via. Ma 2 mesi fa il computer fatto un'apertura che non era mai stata fatta nella storia degli scacchi, non era codificata, non era apparsa mai da nessuna parte, e ha vinto la partita. Allora, sembra impossibile. Questo significa che è entrato in un livello di comprensione del gioco che è più profondo di quanto stiamo immaginando. Infatti uno dei grandi strumenti della intelligenza artificiale è proprio l'apprendimento. L'avrete sentita identificare col machine learning. Questo machine learning è un modo complicato di dire una cosa che noi usiamo 100 volte al giorno, perché machine learning è quello che fa Google. Sì. Quando voi andate in Google e fate una ricerca, date alla macchina 4, 5, 6 parole, quello che è, e succedono 2 cose. Una è che la macchina in alto a sinistra vi scrive 2 miliardi di risposte. Informazione assolutamente irrilevante, perché voi dovreste vivere 10 volte la vostra vita per esplorare tutte quelle risposte.
Ma la cosa importante è che Google ha ordinato le risposte in un ordine tale che voi trovate quello che state cercando nella prima paginata, se siete sfortunati alle prime due. Perché? Ma perché c'è un algoritmo che fa tutta una serie di cose. Voi date 5 parole, ma si accorge, esplorando la sua libreria di riferimento, la macchina si accorge che dove ci sono quelle 5 parole ci sono anche altre 3, quindi già inizia a estendere la ricerca su 8. Poi vede i contesti nei quali queste parole appaiono, sono contesti scientifici, umanistici, di cronaca, quello che volete. Poi purtroppo Google sa molto di voi, quindi sa che voi che fate la domanda siete uno studente, una massaia, un medico, e naturalmente restringe il campo di ricerca. Tipicamente nell'ordine di qualche decimo di secondo voi avete la risposta che trovate. E questa è intelligenza? No, non è intelligente, ma è come fare le moltiplicazioni. È intelligenza quella dell'apertura degli scacchi, forse un pochino di più. Io, professore, ne approfitto per introdurre, perché sono iniziate ad arrivare le domande dei ragazzi, e ce n'è una che mi sembra, come dire, agganciarsi bene al discorso, anche agli scenari aperti da questa. Tra l'altro stiamo entrando nella fase finale, purtroppo io starei qua 2 ore ad ascoltarla, ma il tempo è tiranno. E c'è uno studente di cui non sappiamo il nome, perché a volte escono i nomi, in altri casi sono registrati come anonimi. Come si può dire che i robot non toglieranno lavoro? Si pensava anche che le automobili non avrebbero sostituito i cavalli. Io capisco un po' questa paura, no? Insomma, forse alimentata anche da... Io sono una grande amante della fantascienza distopica, credo anche tanti dei ragazzi. C'è un po' questa paura a sentire, soprattutto... Io non sapevo quest'ultima evoluzione sugli scacchi, ma... No, attenzione. Le automobili hanno sostituito i cavalli, ma noi non abbiamo smesso di andare in giro, anzi, andiamo in giro di più, meglio, in modo più confortevole. E i poveri cavalli sopravvissuti li trattiamo magari anche un po' meglio. Il lavoro che il robot toglie, io dico, forse non sono stato chiaro, dico che se fate il bilancio tra i nuovi lavori che i robot creano e quelli che tolgono facendo pezzi del vostro lavoro, è un bilancio positivo in questo senso. Non toglie lavoro. E per le cose che il robot sa fare, ben venga il robot. Non, diciamo, saranno lavori diversi sicuramente, ci saranno specializzazioni diverse. Sì, e infatti io, visto che ho soltanto più pochi minuti, volevo gli ultimi minuti dedicarli proprio a questo. È la grande domanda che tutti noi abbiamo, e cioè: riusciremo nel tempo, oggi certamente non l'abbiamo, ad avere una macchina intelligente che sostituisce l'intelligenza umana globalmente, anche nel concepire sentimenti, anche nel concepire leggi morali, anche nel prendere decisioni particolari? Io personalmente non ci credo. Io credo che il cervello umano sia la macchina più straordinaria che esiste nell'universo non noto. E è una macchina che è quasi miracoloso pensare che sia stata portata a questo livello di perfezione in soli 5 milioni di anni di evoluzione, che è quello del cervello dell'Homo sapiens. Perché dico questo? Ma guardate, dico questo, pensate al nostro cervello. Il nostro cervello è più o meno un chilo, dipende da quanto grandi siamo noi, di materia biologica, in cui lo strato superficiale in particolare
è fatto da 100 miliardi di cellule molto specializzate, i neuroni. Questi neuroni sono cellule che hanno come delle porte, delle finestre, dei gate, come le volete chiamare, attraverso i quali possono mandare segnali ad altri neuroni. Più o meno un neurone ha un migliaio di queste porte che si chiamano sinapsi e quindi si può connettere a 1000 altri neuroni. Il neurone con cui un certo neurone è connesso a quell'altro neurone fisicamente da una specie di cavo elettrico, si chiama assone. Se voi disponete in fila tutti gli assoni nel vostro cervello, fate una lunghezza di 2 milioni di chilometri, 6 volte la distanza tra la Terra e la Luna. Questa macchina, che sa fare cose che adesso vi racconterò, assolutamente straordinarie, funziona con 20 watt di potenza. Voi tutti sapete che se avete in casa ancora una lampadina da 20 watt, la buttate via, perché non vi serve a nulla. Le nuove lampadine con 20 watt hanno molta luce, ma diciamo. E perché dico che fa cose meravigliose? Guardate, vi racconto due cose. Nella prima vi faccio magari vedere, se mi lasciate. Di Roma, vi faccio vedere un mio lavoro nel quale con un gruppo di neuroscienziati californiani abbiamo fatto quella che si chiama la mappa semantica del cervello. Noi abbiamo fatto, loro hanno fatto, perché loro erano i neuroscienziati. Loro erano i neuroscienziati, non io. Abbiamo fatto, come vedete la figura, siamo riusciti a mappare sulla corteccia cerebrale del cervello le parole, come queste vengono dette. Mi devo interrompere un secondo perché ho un piccolo problema in casa di 3 secondi. Sì. Allora, intanto cerchiamo di risolvere anche questo problema, perché credo che non si veda la figura. Bene, adesso cerchiamo di risolvere con il professore. Ora, ragazzi, scusateci, ma purtroppo le dirette e la tecnologia, vabbè, l'avrete visto tante volte negli ultimi mesi, a volte non ci assistono. Comunque aspettiamo il ritorno del professore. Io intanto vi anticipo che recupereremo alcuni minuti, visto che abbiamo iniziato per aspettare tutti quelli che avrebbero dovuto entrare. Abbiamo iniziato verso le 10:10. Per chi deve abbandonare poi la conversazione, perché so che ci sono le scadenze dell'orario in presenza o in DAD, eccetera, eccetera, ovviamente questa lezione, questa masterclass è registrata, verrà messa a disposizione di tutti coloro che sono stati iscritti, che hanno partecipato, che per qualche motivo non sono riusciti a essere presenti. Verrà mandato poi il link alle vostre mail una volta che il ciclo sarà finito, appunto, e che avremo sistemato anche dal punto di vista tecnico le registrazioni. Quindi nelle prossime settimane tenete d'occhio la mail, soprattutto i docenti. Se dovete abbandonare adesso la masterclass, sappiate che potrete riguardare. Ho avuto un problema in casa. Ci mancherebbe. Professore, noi non vediamo però il suo schermo, è bloccato. Okay. Riesce a rilanciare magari la... State ancora vedendo il mio schermo oppure no? No, non più. Magari se lo rilancia, perché era rimasto proprio a metà. Mi ascoltate? Mi sentite? Sì. Assolutamente.
Io non la sento, Gabriele, non la sto sentendo. Non mi sente? Allora, vediamo un po'. Adesso mi sente, professore? Professore? No. Mi Vediamo un po', sentite? eh. Sì. Io non sento lei, ma non importa. Io vi ho fatto vedere brevissimamente, vi chiedo scusa per questo intervento che ho dovuto fare in inglese. Vi ho fatto vedere questo lavoro, il mio ultimo lavoro scientifico, nel quale abbiamo un esperimento abbastanza complesso, messo in corrispondenza zone della corteccia cerebrale con le parole. Io so che se dico la parola horse, cavallo, nella vostra corteccia cerebrale, se voi siete di lingua inglese, si attiva i neuroni a un certo punto. E l'abbiamo fatto globalmente, come avete visto. Bene, nel fare questo lavoro, abbiamo calcolato qual è il numero possibile di strutture semantiche che il cervello umano è in grado di concepire. E questo numero è praticamente infinito. È 10 alla potenza 700, cioè un numero di 700 cifre. Io dovrei dire la parola miliardi 80 volte, miliardi di miliardi di miliardi, per dirvi quanto è grande questo numero. Nessuna macchina costruita dall'uomo, a meno che non arriviamo un giorno a utilizzare materia biologica, nessuna macchina costruita dall'uomo può avere una portata di questo genere. Non solo, nel nostro cervello fa cose ancora più raffinate. Ormai nella neuroscienza è un fatto acquisito che ci sono delle funzioni che il cervello svolge, che se voi le modellizzate matematicamente, sono tali che se voi le modellizzate matematicamente, risultano essere, si dice, non Turing computabili, cioè nessun computer che noi oggi abbiamo, tutti i nostri computer sono macchine di Turing, nessun computer a nostra esposizione è in grado quelle funzioni di svolgerle. Allora, a me bastano questi due fatti per sostenere che non credo che in tempi brevi, io qualche volta penso che addirittura mai noi riusciremo a avere una macchina che riproduce quello che un cervello umano sa fare. Quello che un cervello umano sa fare è inimmaginabile perché non ci pensate mai, non lo potete immaginare, ma rifletteteci un momento. Voi camminate su un marciapiede, mentre camminate sul marciapiede parlate al cellulare, mentre camminate parlate al cellulare guardate l'ambiente circostante, le vetrine, il traffico sulla strada, eccetera. Arrivate al bordo del marciapiede, addirittura non guardate neanche in basso, il vostro piede scende, si appoggia. Non è che fermate tutto e il cervello dice muscolo adduttore della coscia destra, alza il piede e portalo là a livello terra. Continuate a camminare. Allora, di operazioni di questo genere ne fate alcune centinaia di miliardi al secondo, sempre in tutta la vostra vita in cui non state dormendo. Quindi io non credo che sapremo mai riprodurre una macchina che abbia tutte le funzioni del cervello. Peraltro, ci basterebbe saper riprodurre alcune cose. E qui vengo una cosa che mi sta a cuore di dire, se Gabriella mi lascia ancora qualche minuto,
è la questione etica. E voi l'avete sentito dire, non è un esempio mio ed è anche abbastanza banale, ma se voi immaginate una macchina che si guida da sola, voi dovete immaginare una macchina che affronta situazioni critiche, come tutti noi o quelli di noi che guidano hanno affrontato. Situazioni nelle quali se prendete una certa decisione succede una cosa, se prendete un'altra decisione ne succede un'altra. Ora portate questo a livello di metafora, quindi drammatizzandolo molto. Immaginate che io, se freno e sterzo verso destra, vado a schiantarmi contro un albero, ma salvo un gruppo di bambini che stanno sul marciapiede. Se freno e sterzo a sinistra, ammazzo i bambini e io ne esco indenne. In situazioni di questo genere, magari non così estreme, noi guidando ne affrontiamo in ogni momento, il nostro cervello le risolve in frazioni infinitesime di secondo, perché la nostra etica è una cosa costruita in profondità. Riusciremo a darla alla macchina? Io non credo, e soprattutto per metterla un po' più sul leggero, non credo che mai un costruttore di automobili vi venderà un'automobile dicendo: stia tranquillo, in caso di una situazione di emergenza la macchina l'ammazza. Certo. E se può dare altro, si faccia una buona assicurazione. Io purtroppo, professore, sono, non so se mi sente adesso. Io non la sento. È sicura di avere il microfono attivato? Sì, purtroppo adesso Chiara magari o dalla regia mandate un messaggio. Mi sente? No. Adesso sì, ecco. No, purtroppo dobbiamo chiudere un po', purtroppo sono arrivate altre domande, ma noi dobbiamo, sull'inconscio della mente, sulla, alcune domande in realtà erano già implicite nella sua ultima parte di intervento e di risposta, per cui mi scuso con i ragazzi, ma purtroppo le domande andrebbero mandate un po' prima, perché ora abbiamo la chiusura delle vostre ore, ma soprattutto parte una nuova, un nuovo webinar tra esattamente 8 minuti, quindi abbiamo un problema di regia che deve spostarsi di là. Io veramente è una di quelle occasioni in cui avrei voluto avere a disposizione 2 ore per continuare questo dialogo, che per me personalmente è stato bellissimo, credo anche per i ragazzi dal tipo di domande che sono arrivate e dal fatto che sono ancora quasi tutti dentro. Probabilmente è scappata solo una classe che aveva necessità di spostarsi su un'altra piattaforma, ma credo che questa sia la dimostrazione, professore, che è stato veramente un incontro straordinario. Ringrazio di nuovo lei, tutti i ragazzi che hanno partecipato e i loro docenti da parte della fondazione, da parte mia, e chiudo qui la registrazione e l'intervento, e vi auguro un proseguimento di giornata, diciamo, sulla linea della curiosità e delle domande che ci siamo fatti finora. Grazie di nuovo, professore, grazie a tutti. Arrivederci e buona giornata.